Bentrovati per le nostre breaking news, le ultime notizie su Teletruria. È in arrivo una rivoluzione per quanto riguarda la rete urbana dei trasporti pubblici. Dal 12 settembre infatti al via la riorganizzazione pensata da Comune di Arezzo e Autolinee Toscane. Vi terremo informati ovviamente perché ci saranno cambiamenti proprio nelle linee interne. Presentate le 8 storie finaliste del premio di Aria di Pieve, in programma il 18 settembre, quest'anno dedicate ai cercatori di pace. Due riconoscimenti ad altrettante personalità della società civile che si ribellano alla guerra. Vigilia di Orvietana, Arezzo, siamo allo sport, oltre 400 i tifosi che seguiranno la squadra in Umbria per l'esordio di campionato. Indiani è carico e conta di avere le prime risposte da parte della sua squadra. Teletruria trasmetterà in diretta la partita. Ed è tutto per le nostre breaking news, grazie per averci seguito e arrivederci.